Durante questi anni di evoluzione dell'albo unico OCF, in che modo avete adattato la vostra offerta di prodotti o servizi per soddisfare le esigenze di questa crescente professione? Ma in realtà non l'abbiamo adattata di recente, ma la nostra politica è quella di ascoltare i feedback di tutti gli operatori del settore e nella fattispecie anche dei consulenti indipendenti che ci chiamano, ci contattano per farci presente quelle che sono le esigenze dei clienti e noi ovviamente in base al feedback che riceviamo cerchiamo di adattare la nostra offerta andando incontro per esempio alle esigenze più specifiche come emettere su singoli indici sottostanti piuttosto che singole azioni italiane o dare comunque gli strumenti che possano consentire una ottimale gestione di portafoglio anche con strumenti come i certificati. Grazie. E data la complessità del 2023 nel panorama finanziario, come posizioniamo attualmente i certificati nel mercato e quali soluzioni offrite per sostenere la consulenza finanziaria indipendente in questo contesto? Ma direi che non esiste un contesto per i certificati perché poi di fatto l'utilizzo dei certificati va ad ottimizzare l'asset allocation in qualsiasi scenario di mercato e questa la potenzialità dello strumento data dalla sua flessibilità, ma soprattutto in contesti come quello attuale dove di rendimento da altre asset class si fa fatica ad averne, è chiaro che avere un prodotto come il certificato di investimento a capitale condizionatamente protetto, che di fatto è l'unica asset class che permette di avere cedole periodiche e quindi rendimento anche in fase di mercato laterali o lievemente ribassisti, direi che è la chiave per una gestione ottimale ed efficiente ed evoluta del portafoglio.